oggi vogliamo raccontarvi una storia che si svolge a Monopoli, provincia di Bari. Infatti, qui c'è un carcere che da circa 30 anni è abbandonato. There is a house in New Orleans. Ma questo non è un semplice edificio abbandonato. Infatti da circa 20 anni, 7-8 famiglie di senza tetto hanno deciso di venirci ad abitare. E noi abbiamo voluto incontrarli. Ah, tu sei un inquilino, qui hai una casa, giusto? Ci vivi con la tua famiglia? Sì, ci vivo con la mia famiglia. Da quanti anni? È dal 91. Dal 91 come mai hai dovuto scegliere di venire qui ad abitare? Nel 91 ebbi uno sfratto. Comandava chi c'era al comune all'epoca, il sindaco del 91 disse vai lì, appoggiati lì, però senza nessuna carta, solo detto a voce così. Adesso con la nuova amministrazione degli anni recenti tutti dicono che siamo abusivi. È un abusivo perché è dato la residenza, due, perché abbiamo il contratto dell'Enel, tutto in regola. Come fai a dire? Ma poi arriva anche la posta qui? Sì, arriva tutto, posta, luce. Siamo nella stanza dei contatori della luce dell'Enel. Mi sa che è tutto in ordine, quindi... A quanto pare sono in regola. Sono in regola. Tu lavori? Sì. Però... Posso, per me non c'ho un reddito per pagare 400-500 euro al mese. Non te lo puoi permettere, tu hai una famiglia, no? C'ho tre bambini, siamo 3, 4, 6 persone a casa. Dove andiamo a mangiare? Alle case degli altri? Sta nevicando! E le condizioni di vita qui dentro come sono? Le condizioni di vita sono queste che vedete voi. Le vedete. Purtroppo a chi meglio si può sistemare, a chi ha da spendere qualche 100 euro per aggiustare un po', però questo. Cioè, diciamo che ci sono topi. Ci sono topi, ci sono tutti gli animali possibili qui. Uno zoo. Uno zoo, peggio. Forse lo zoo è meglio di qui. Questo è un problema abbastanza grave e comunque che abbiamo qui a Monopoli da diversi anni. In questi giorni è venuto, diciamo, più a galla il problema perché c'è la decisione dell'amministrazione di vendere questo immobile. È ovvio che questo è un problema che non riguarda solo gli occupanti dell'ex carcere, ma diverse famiglie di Monopoli, quindi è un problema che noi già dall'inizio del nostro mandato stiamo affrontando e in questo momento stiamo valutando tutte le possibilità per trovare la migliore soluzione. Di certo non metteremo in mezzo alla strada queste famiglie, troveremo sicuramente la soluzione più idonea. Ci porti a fare un giro per questo stabile? Ci possiamo andare. Grazie. Sono tutti gli animali, serpe, tutti i tipi degli animali, topi a volontà, qua tutto è circondato di topi, se vieni di sera qua li vedi di camminare da sul muretto, da dappertutto. Corri topolino, corri nella notte, corri il tempo non ti chiapperà, corri di giorno, cambia la tua tana. E ci troviamo nel bagno, qui era solamente il bagno, che poi io ho fatto tutto il bagno nuovo, ho fatto la doccia, il piatto doccia. Questa è la camera dei bambini, immagino. Esatto, sì, la camera dei bambini e di mia madre. Senti, hai fatto tutto tu qua, ovviamente, letti. Sì, ci siamo adeguati il meglio possibile. Il bagno, fatto il divisorio di muretto, è creato un cucinino dove poter cucinare e lavare i piatti. Innanzitutto dobbiamo dire che tu sei l'unico che sta parlando di queste 7-8 famiglie perché sei l'unico che non si vergogna della telecamera. Vabbè, non c'è niente da vergognare, Questa è la pura realtà. No, non c'ho niente da aver paura, c'ho solo da dire una cosa. Se noi abbiamo, non dicono per forza la casa popolare, anche una casa che il comune c'ha, che anche se è vecchia, ce la sistemiamo noi, anche qualche scuola chiusa in campagna che non usano più, ce la sistemiamo noi. In base al reddito pagheremo il fitto come le case popolari. Basta avere un tetto sopra la testa. Giusto. Ti dà fastidio se dico che hai la lacrime agli occhi? Ma ti vengono, perché uno che ha famiglia non può vivere, sa a fine mese come arriva, a chi ha la pancia piena non lo capisce. Perché non facciamo la prova? Noi con 5.000 euro al mese in tasca
e gli datori di lavoro i polizi con 1000 euro. Vediamo, arrivano a fine mese. Lo facciamo noi questa prova, proviamo a fare questo test. Queste persone quindi avranno la possibilità questa volta di iscriversi per, nelle graduatorie per le case popolari, perché ci dicevano che avevano dei problemi a diciamo essere forniti dei documenti validi praticamente per poter partecipare a queste graduatorie, anche per il fatto di essere, come dice lei, abusivi. Le posso solo dire che nel 2002 alcune di quelle famiglie hanno partecipato all'ultimo bando per case popolari e sono entrate in graduatoria, ma non sono entrate fra le prime 32 famiglie che hanno poi ottenuto l'alloggio. E gli assistenti sociali seguono soprattutto i bambini, come lei ha detto, e vivono in condizioni sicuramente non idonee, soprattutto alla crescita di un bambino. Insomma, crescere fra le sbarre non è una cosa bella. New Orleans, they call